tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale e in questo nuovo video in cui parleremo di trend moda primavera estate 2022. È un video che faccio ormai ad ogni inizio stagione e trovo che abbia senso anche se io personalmente non seguo trend e non so quanti di voi li seguono effettivamente, però vedo sempre che è molto utile perché mi prospetto un attimino che cosa potrò trovare nei negozi, che cosa si vedrà in giro e probabilmente cosa anche influenzerà i miei gusti per quella stagione, perché a furia di vedere certi trend, diciamocelo, alla fine ci convincono e li vogliamo sperimentare. Come sempre, questi trend sono una previsione sulla base di quello che si è visto sulle passerelle, non è detto che i negozi un po' più economici, il fast fashion, dove anche solitamente di solito andiamo a fare shopping, poi li facciano loro, li propongano tutti o proprio esattamente in questa maniera. Comunque, questo è quello che appunto ci hanno presentato le passerelle ed è facile aspettarsi di trovare nei negozi. Quest'anno ho deciso di dividerli in quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono, perché più o meno so già cosa potrebbe comunque convincermi così, cosa no, ma mai dire mai. E ovviamente non siamo obbligati a seguirli. Io appunto di solito non li seguo, ho uno stile già ben definito, però magari mi viene voglia di integrare il mio stile con qualcosina in particolare, magari comprandolo appunto dal fast fashion senza spendere troppo per capire se mi piace o non mi piace, giusto anche per divertirmi e sperimentare un attimino. Prima di cominciare con questi trend 2022, vi chiedo per favore, se siete nuovi sul mio canale, di iscrivervi e di cliccare anche sulla campanella in modo da ricevere le notifiche e venitemi a seguire anche su Instagram, mi trovate come fede.volpato. Ovviamente alcune tendenze sono proposte ogni primavera estate e in generale ci sono alcuni capi che tornano un po' sempre fuori. Per cui su questi non mi soffermo, sto parlando delle animalier, delle tinte floreali, sto parlando di alcuni capi come il chiodo in pelle, che andrà tantissimo, anche cose che ormai siamo anche abituati a vedere, come le piume che continuano a tornare. Per quanto riguarda le borse, una piccola precisazione, ci sono come sempre gli estremi, borse grandi, molto capienti e poi ci sono le clutch. Quindi questo per fare un'introduzione veloce su questi trend su cui non mi soffermo perché comunque ormai li conosciamo. Parliamo invece dei trend che mi piacciono. Il primo trend che mi piace è i colori, perché questa primavera estate andranno tantissimo i colori, soprattutto quelli elettrici, vivaci, intensi, ma come sempre c'è tutto l'opposto di tutto, anche il pastello. L'importante è essere vestiti colorati e andranno tantissimo anche gli abbinamenti un po' particolari. Vogliamo esplodere di colore e penso che sia perché abbiamo tutti voglia di uscire di casa, di ricominciare a vivere, di pensare positivo e i colori di sicuro aiutano piuttosto che concentrarsi su un grigio, su un marrone, un nude, che comunque vanno sempre, però quest'anno in particolare è giusto riempire il nostro guardaroba di colore e è un trend che proprio per questo mi piace perché mi piacciono i colori, non tutti, vero, però non mi piace vestirmi di nero, non mi piace vestirmi di grigio, mi piace avere sempre quella macchia di colore. Se non volete usare troppo con l'abbigliamento, se non volete provare un color block, un total color di qualcosa, potete sempre andare sugli accessori, ovviamente. Un altro trend che mi piace moltissimo e devo dire che è uno di quei trend che arriva da TikTok e TikTok ci sta influenzando tantissimo, la generazione Z ci sta influenzando tantissimo per quanto riguarda la moda. Ecco, appunto uno di questi trend che arriva da lì è quello dei quadri. Quindi stiamo parlando del Vichy, di queste scacchiere, di questi quadri, di nuovo che siano belli colorati. Questo è un trend che mi piace perché può essere declinato in maniera molto romantica, secondo me, ed è un trend, tra l'altro, che va molto non solo nella moda, ma anche nell'interior design, nell'oggettistica. Quindi,
Quest'anno vedremo molti quadri e io ogni volta che sento quadri penso alla tovaglia picnic e è per questo che lo ritengo uno di quei trend che mi piacerebbe e tra l'altro ho proprio acquistato da poco un abito Vichy e mi sta piacendo tanto indossarlo. Altro trend che mi piace, non è nuovo, è quello dei coordinati, quindi ad esempio il tailleur, ma non solo coordinati eleganti, ma anche coordinati un po' più sportivi. Quindi il pantalone da ginnastica con il maglioncino sopra coordinato appunto, così come vanno tantissimo i completini in maglia, in tweed, in maglia proprio e a me piacciono tantissimo, li trovo molto eleganti e mi piace il coordinato, mi dà un senso di pace, di ordine, benessere. Non ne ho, effettivamente non ho mai investito su questo, è sempre stato uno dei miei sogni avere il coordinatino in maglia, il coordinatino in tweed e tra l'altro mi vedo, noto quanto ci stiamo spostando, ci stiamo allontanando pian pianino dall'idea di comodità che ci aveva un po' imposto il Covid, quindi stiamo uscendo dall'idea della tuta per forza, comoda, sneakers, eccetera. Per andare verso qualcosa di un po' più vivace, prorompente, un po' più particolare, perché abbiamo voglia di uscire. Come tessuto mi piace molto questo trend, quello della seta, del satinato. Mi piace perché è sempre un tessuto molto elegante, anche che è naturale, se è presa proprio la seta, che quindi termoregola bene il corpo. È uno di quei tessuti preziosi che si riesce a abbinare un po' sempre, che rende tutto un po' più elegante, un po' più formale. Mi piace tantissimo, per cui sono molto contenta di questo trend. L'ultimo trend che vi segnalo, che a me piace tantissimo, è quello delle perle. Ovviamente non stiamo parlando del collier di perle che avevano le nostre nonne, ma di perle comunque rivisitate in chiave più moderna, quindi l'orecchino un po' più particolare con la perla, le perle sulle scarpe, sulle borse, quindi perle sulle maglie. Anche questo è uno dei trend che a me piace molto, e la perla effettivamente è qualche anno che continua a tornare e io non mi stufo mai delle perle, per cui sono contenta perché il fatto che siano un trend vuol dire che è più facile trovarli in giro e quindi io sono molto contenta. Parliamo invece di trend che non mi piacciono. Purtroppo il più grande trend di quest'anno probabilmente sarà quello degli anni 90 e io proprio no. Siamo usciti da quell'epoca eppure continua a tornare, perché sapete la moda è ciclica, quindi quasi sempre ci si rifà alla moda di quegli anni 90, 80, 70, 50, si torna sempre un po' indietro. Quest'anno purtroppo vanno tantissimo gli anni 90, anche qua dobbiamo ringraziare TikTok. E cosa vuol dire anni 90? Vuol dire vita bassa, cose che io non riesco assolutamente più a portare, non sono più abituata. Da quando ho scoperto la vita alta, la vita bassa per me è proprio mai più. Ricordo quando ero più piccola che invece andavo tutti i pantaloni a vita bassa ed ero sempre lì a tirarmeli su, avevo sempre la nonna che mi diceva ma guarda che ti si vede tutto, oppure vita bassa vuol dire anche pancia scoperta. E appunto andrà moltissimo la pancia scoperta con l'ombelico in vista, cosa per me impensabile perché soffro tantissimo il freddo alla pancia, quindi però i giovani ovviamente magari con un bel fisichetto sono anche contenti di poter mostrare gli addominali. A me non piace, però appunto ve lo segnalo. Tra l'altro lingerie in vista purtroppo di nuovo, quindi la bralette usata come top, oppure comunque l'intimo che si vede sotto gli indumenti. Anche qua non mi piace molto, purtroppo è sempre un richiamo agli anni 90, così come il total jeans. Non lo disprezzo particolarmente, ma non è assolutamente il mio stile. I jeans come pantaloni, giacca in jeans, eccetera. Proprio un total look, magari anche con la borsa. Infine, legato agli anni 90 ci sono le minigonne, e anche queste sono all'opposto di quello che piace a me, però è giusto anche dare spazio alle minigonne, visto che per qualche tempo abbiamo visto gonne un po' più lunghe come trend. E infine il plateau nelle scarpe.
Vero che è comodissimo perché una scarpa molto alta con un bel plateau riduce effettivamente l'altezza percepita e slanciano, però oggettivamente secondo me sono brutte. Non mi piacciono, quindi sono comode, però esteticamente non riesco a farmene piacere. Usciamo ora dagli anni 90, passiamo al prossimo trend che comunque non mi piace, ed è quello delle frange. Non lo disprezzo, forse ho qualcosina che ha un po' di frange. Però vanno tantissimo quest'anno, è uno dei trend più forti, sia per il giorno che per la sera, soprattutto per la sera, e anche molto esagerati, drammatici sugli abiti, così. Non mi piace, però insomma, dai, c'è di peggio. Altro trend che non mi piace e non capisco sono le paillettes. Non capisco perché una cosa che è comunque molto legata per uso comune alle feste, alla sera, eccetera, venga proposta per la primavera estate. Però ve lo segnalo, anche questo è molto forte. Vestiti, top, anche pantaloni o gonne di paillettes. Non so chi abbia il coraggio di andare al lavoro o andare in giro vestito così, però è quello che abbiamo visto nelle passerelle. Solitamente quello che si vede nelle passerelle poi viene tradotto nei negozi in qualcosa di un po' più portabile, quindi ho la speranza che comunque riescano a renderlo un trend da tutti i giorni in qualche modo. Altro trend che va tantissimo, che non mi piace, è quello del cutout, ossia quello di scollature strane, tagli, buchi sugli abiti pensati apposta, quindi ti trovi con la t-shirt tagliata da una parte, il top con una strana scollatura, eccetera. Pensato ovviamente, non fatto a caso, però non mi piace l'idea di mostrare tutta quella pelle, di avere un capo con appunto questa esposizione, così come non mi piace il trend delle catsuit, ossia delle tutine aderenti, magari con le maniche o diciamo, i pantaloni lunghi, proprio non mi piacciono. Di sicuro per portarli dovete avere un fisico pazzesco e vi consiglio, se invece vi piace, lo tenete un bel trend che portereste, di abbinarlo a qualcosa di largo, cioè di spezzare un pochettino, di ribilanciare i volumi, le forme, appunto, inserendo qualcosa di molto largo, visto che di solito queste sono tutine strette. Quindi non stiamo parlando di jumpsuit, ma proprio di tutine in stile Catwoman, per capirci. Infine, chiudiamo con questi trend primavera-estate 2022 con il pantone dell'anno, che è il colore che aspetto sempre e che mi piace, perché sapere che c'è un colore dell'anno che è stato studiato in base a quello che stiamo vivendo mi piace tantissimo. Quest'anno, ormai questo lo saprete tutti, è il colore Very Peri, che è un lilla caldo, che infatti è un colore della stagione primavera per chi ha colori caldi, brillanti, vivaci, molto carino, molto carino, molto primaverile, tra l'altro. Vi leggo che cosa dice il Pantheon Institute riguardo questo colore: mostrando una spensierata sicurezza e un'audace curiosità che anima il nostro spirito creativo, il curioso e intrigante pantone 17-39-38 Very Peri ci aiuta ad approcciare questo alterato panorama di possibilità, aprendoci a una visione nuova mentre riscriviamo le nostre vite. Riaccendendo la gratitudine per alcune delle qualità che il blu rappresenta, integrato da una nuova prospettiva che risuona oggi, Very Peri pone il futuro davanti a una nuova luce. È un colore sicuramente appunto creativo, vivace, gioioso e mi piace molto. Non so se riuscirei a portarlo proprio nella tonalità Very Peri, però il lilla in generale a me piace molto e quindi penso che potrebbe entrare nel mio guardaroba quest'anno. Questo è tutto per questo video, è stata una veloce e riassuntiva carrellata di quello che ci aspetta per la moda 2022, per queste prime stagioni calde. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete dei trend che vi piacciono di più, che porterete, piuttosto che dei trend che odiate, fatemelo sapere giù nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Lasciate un like e noi ci vediamo presto, sempre qui sul mio canale.